tanta sofferenza alla fine è andata, e poi c'è stato anche il tiro di Brondi al 90esimo, tanto per complicare le cose al cuore. Giusto, per dimostrare che anche loro ci hanno creduto fino alla fine. È stata una sofferenza, ma è il bello ora e il brutto del calcio quando va male. Devo dire che questi ragazzi sinceramente se lo sono meritato, pensavamo di soffrire un po' meno, però ci siamo trovati in difficoltà nella parte centrale del campionato, siamo stati bravi a rimanere compatti, a modificare qualcosa e alla fine a portare la barca in porto, e devo dire in un girone molto equilibrato, perché se si guarda la quota rispetto agli altri gironi ci sono 7, 8, 9 punti di differenza addirittura. Goditi la salvezza, però c'è subito da ripartire, perché quest'anno forse non è andata come anche tu l'hai detto ai nostri microfoni ti aspettavi. Io ora voglio rilassarmi una settimana, non nel senso che non lavoro, ma e poi come ho detto a mente fredda vedremo quello che c'è da fare, se è possibile fare, perché il calcio è diventato veramente difficile. Tutti gli anni fare sacrifici, fare è dura, però chiaramente il Prato è nelle cosa sono 100 città, forse 100 città professioniste del calcio, è un patrimonio, speriamo che tutti lo capiscano e che riusciamo a valorizzarlo insieme, riuscendo a fare qualcosa di importante. Tutto molto difficile in una Lega ancora più complicata. La Lega è un disastro, la Lega è purtroppo, io lo dico veramente non con le lacrime agli occhi ma con un grande dispiacere, perché è la mia Lega fra virgolette, perché siamo stati solo in questa Lega da 36 anni, ma è un sistema fallito da un punto di vista economico, è un sistema fallito dal punto di vista politico, perché abbiamo un bilancio non approvato, abbiamo un presidente che in primo grado ha preso 6 mesi di squalifica per violazione dei principi di lealtà e correttezza, abbiamo 3-4 assemblee richieste dalla base delle società non convocate, per cui e poi anche da un punto di vista sportivo, a vedere un attimino a ritroso quello che è successo negli ultimi 15 anni, ho fatto un conto l'altro giorno, 110 società sparite, in più quest'anno con i controlli fatti solo sulla prima parte del campionato 50-60 punti di penalizzazione. La Lega ha bisogno di essere rimessa veramente in sesto, poi chi lo deve fare non è importante. L'importante è che venga fatto e soprattutto che venga cambiato qualcosa, perché purtroppo questa governance oramai è arrivata in modo, siamo veramente vicini alle soglie del fallimento.